Siamo qui ben trovati, un mese o poco meno per assemblare la rosa che poi dovrà partire per il ritiro in Friuli Venezia. Giulia, tempi dunque molto ristretti per il club rossonero, che è ambizioso, che guarda lontano, che vuole essere protagonista nella prossima stagione. Ieri intanto è stato posto il primo tassello ufficiale anche per la nuova stagione agonistica 2022-2023. A mezzanotte scadeva il termine per formalizzare l'iscrizione al prossimo torneo, e poi già si è fatto trovare pronto. Lo sapevamo, insomma, che non c'erano grossi problemi sotto questo punto di vista. Tutto l'incartamento è stato regolarmente presentato dal segretario Severo, ed ora tutta la documentazione passerà al vaglio della Covisoc, che l'1 luglio, insomma, darà anche il suo verdetto definitivo. Quest'anno in C non sembrano esserci grossi problemi, forse c'è una sola società che rischia ed è il Teramo, per il resto non dovrebbero registrarsi defezioni, anche se, insomma, poi sarà interessante capire nel raggruppamento C chi il Foggia si ritroverà per la prossima stagione. Ad occhio e croce dovrebbe essere un torneo di livello leggermente più basso rispetto all'ultimo, in considerazione anche del fatto che due corazzate come Bari e Palermo non ci sono più. Diciamo che ad occhio e croce Catanzaro, Avellino e Crotone sono le tre squadre che potrebbero avere ambizioni di promozione per la prossima stagione, e poi subito dopo evidentemente il Foggia di Roberto Boscaglia, che a sentire il presidente canonico, insomma, si prepara ad una stagione importante, una stagione in cui dovrà essere perseguito un obiettivo di un certo prestigio. Certo, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire. Adesso sarà importante implementare la rosa. Foggia a disposizione attualmente 13 giocatori, non di più, il che significa che ad occhio e croce almeno ne dovranno arrivare altrettanti, insomma, alla corte di Boscaglia, e questo significa che bisognerà lavorare duro, alacremente, insomma, per raggiungere poi gli obiettivi che dovranno far fare anche un importante salto di qualità a questa squadra, se realmente avrà ambizioni di primato per la prossima stagione. È prematuro, a nostro avviso, fissare traguardi, meglio procedere a pari esperti, insomma, perché le stagioni vincenti spesso nascono proprio senza strombazzando ai 4-20 dove si vuole arrivare. Il tecnico Roberto Boscaglia sembra un punto di partenza niente male, ma adesso bisogna costruirgli tutto il contorno. Ciao.